È appena da 10 giorni che io seguo questo gruppo. Sono stato chiamato al capezzale di una squadra che comunque, secondo me, aveva lavorato anche bene precedentemente. Magari non è stata sorretta dai risultati. Domenica scorsa, al mio esordio contro la Salernitana, abbiamo offerto anche per 40 minuti una buona prova. Poi magari la forza della Salernitana non ci ha permesso di fare un risultato positivo. Oggi siamo stati più bravi perché abbiamo modificato qualcosa nel nostro assetto tattico e sicuramente una proposta di lavoro che ci può rendere utile per il futuro. E d'altra parte il Teramo ha trovato delle difficoltà a superare il nostro sbarramento di centrocampo e noi siamo stati bravi a ripartire anche con grande capacità di gioco. Quindi io ritengo che complessivamente abbiamo disputato una buona prestazione e questa prima vittoria non è frutto del caso, ma credo che sia abbastanza meritata per quello che abbiamo fatto. Mister, quando ha visto la traversa di Zampaglione nel primo tempo a porta vuota, cosa ha pensato? Guardi, questa è una squadra che ha delle buone individualità, la mia, ma purtroppo i risultati negativi spesso fanno diminuire l'autostima e le cose più semplici si va a finire che si sbagliano. E secondo me è stato questo che ha contraddistinto il percorso dell'Interregio in questo primo scorcio di campionato. Questa vittoria è un toccasana perché permetterà alla squadra di aumentare la propria autostima e allo stesso tempo, secondo me, possono rendere in modo più efficace durante le partite. Possono senz'altro rafforzarsi. Dal punto di vista tecnico-tattico, perché credo che oggi sono stati dal punto di vista didattico abbastanza bravi nel chiudere gli spazi al Teramo. Il Teramo si è reso pericoloso soltanto nell'ultimo quarto d'ora con un forcing finale, forse dettato più magari dallo scoramento. Cercava a tutti i modi di raddrizzare questa partita, però noi siamo stati bravi, in qualche circostanza anche fortunati, in qualche circostanza è stato bravissimo il mio portiere, però questo ci sta nel calcio. Però nel computo finale credo che la prestazione dell'Interregio sia stata egregia. Si aspettava un Teramo diverso, mister. Guardi, Teramo l'ho visto in settimana in un DVD contro il Pontedera. Teramo è una squadra buona dal punto di vista anche della tecnica individuale, ha buoni calciatori. D'altra parte, nel primo scorcio del campionato aveva fatto anche dei buoni risultati. Però ripeto, quello che magari è accaduto al mio Interregio probabilmente sta accadendo al Teramo. Una volta che non si riesce a vincere, non si riescono a fare delle cose positive, subentra un poco di nervosismo, subentra una minore sicurezza nel creare gioco e magari gli avversari ne approfittano. Alla minima occasione ne approfittano. Oggi, per la verità, noi ne abbiamo create parecchie. Il Teramo, sì, è quello che mi aspettavo. Avevo visto che aveva delle difficoltà in fase conclusiva, nella fase di finalizzazione. Contro il Pontedera, di fatto, non avevano mai tirato in porta. Io non so, domenica scorsa contro l'Aprilia, ma dalle cronache mi sembra che ha avuto la stessa difficoltà. Quindi, complessivamente, qualche problemino in avanti ce l'hanno e noi siamo stati bravi, giocando a 5 dietro. Ad evitare sicuramente di regalare spazi in modo particolare a Pedrella, che mi sembra un elemento importante. Problemi che poi in avanti, mister, non avete perché con un Zampaglione così in gran spolvero, sono questi poi gli attaccanti decisivi in questa categoria, secondo lei? Sicuramente l'organizzazione di gioco è importante, però allo stesso tempo, se non è supportata da un attaccante di razza che riesce con la sua giocata a fare gol, non basta l'organizzazione di gioco. In questa categoria ci vogliono anche i calciatori adatti per poter concretizzare la mole di gioco che si sviluppa. Coris un caratterino comunque, mister. Guardi, Coris lo conosco abbastanza bene, anche perché io fino all'anno scorso ero alla Regina, lui è un prodotto del vivaio Regino. Purtroppo non avesse avuto questo carattere, a quest'ora l'avremmo visto in categorie superiori. In questa categoria potrebbe fare una differenza, però deve darsi sicuramente anche lui una calmata. Io è da appena 10 giorni che sono qua e cercherò in tutti i modi di poter raddrizzare la situazione anche dal punto di vista disciplinare.